gara 1 dell'International GT Open all'Ungaroring. Si ritorna dopo 3 anni in azione con Mikkel Mack, che dalla pole position mantiene la prima posizione nei confronti della Mercedes e di Giovanni Venturini. All'interno sfilano le vetture appaiate, con anche la Lexus che si porta in top 5 con Albert Costa. Marco Cioci in recupero dopo la rottura del cambio in qualifica dall'ultima posizione sino all'11esima. Il sorpasso anche su Vitantonio Liuzzi, bellissimo confronto tra i due italiani, con l'abruzzese in crisi di gomme che cede strada a Cioci, ma purtroppo Com Ledogar pone fine alla rimonta del compagno per Giuseppe Perazzini. Eccolo qui spedito in testa coda, il sorpasso ancora di Ledogar nei confronti della Lexus della famiglia Farnbacher. Hamaguchi che guarda il ritorno degli avversari con Thomas Jäger ed il sorpasso anche da parte della Lamborghini di Vito Postiglione alla McLaren, il contatto che toglie la vittoria a Miguel Ramos e Mikkel Mack con la Ferrari doppiata di Johnny Mullen. Pochi metri più avanti Thomas Biagi infila la vettura di Valentin Pierburg nel doppiaggio di Pier Giuseppe Perazzini, una sportellata e per l'italiano la prima vittoria in stagione con la Lamborghini di Imperiale Racing insieme a Giovanni Venturini, e per loro anche la leadership di campionato, la gioia ovviamente del muretto della squadra italiana.